La donna gli disse: «Signore, dammi quest'acqua, affinché io non abbia più sete e non venga più qui ad attingere». Gesù vuole salvare le persone che vengono ignorate da quelli come noi, che invece dovremmo essere appunto i suoi discepoli. Qualche anno fa, durante una visita in Israele, passai per la Samaria, dove è ambientato questo capitolo. La fonte di Giacobbe si trova tra due monti e vicino all'antica città, dove Abramo aveva costruito un altare al Signore dopo che gli era apparso e gli aveva dato questa terra per i suoi discendenti. Il brano mette in luce l'imperativo della vita di Gesù sulla terra. È venuto per raggiungere quelli che venivano trascurati e disprezzati dalla società e spesso anche dalla Chiesa. Qui Gesù mostra con il suo esempio ai suoi discepoli di ieri e di oggi il bisogno di liberarsi dal pregiudizio che ci impedisce di raggiungere chi è perduto. Dalla prospettiva degli ebrei, inclusi i discepoli di Gesù, la persona samaritana che era venuta alla fonte era del sesso sbagliato, della religione sbagliata, della classe sociale sbagliata e della razza sbagliata e per di più viveva nel peccato. Bene, per tutti loro non era certamente qualcuno per cui Gesù avrebbe dovuto rischiare la propria reputazione, parlando con lei, appunto. Il brano sta parlando delle persone che spesso vediamo come inferiori a noi. Dobbiamo permettere alla potenza di Dio di sbarazzarci di tutte quelle nozioni nate a livello della società che costruiscono dei muri attorno a noi e anche agli altri, e che Dio vuole che raggiungiamo per Lui. È interessante vedere quello che succede quando condividiamo la grazia di Gesù con chi è perso nel peccato. La scrittrice americana Ellen White scrive: «Non appena incontrò il Salvatore, la donna samaritana che parlò con Gesù al pozzo di Giacobbe condusse altre persone da Lui. In questo modo si dimostrò una missionaria più efficace degli stessi discepoli di Cristo. E noi? In chi ci identifichiamo nella nostra vita? Agli ebrei discepoli di Gesù che, nonostante avessero vissuto con lui tanti anni, non si erano ancora liberati del senso di superiorità religioso, sociale e politico? Questo atteggiamento è come il tarlo, lavora in silenzio senza nemmeno che noi ce ne accorgiamo. Ma quando vediamo gli effetti della sua presenza, quella polverina che troviamo per terra, cerchiamo di eliminarla dai nostri mobili, di correre ai ripari per non rovinarci ancora di più. Oggi chiediamo a Dio di purificarci dai pregiudizi sociali, etnici, razziali, che possa massimizzare i nostri doni spirituali in modo da farci raggiungere gli altri e presentare loro la potenza di Gesù Cristo che salva. Che Dio ci benedica e buona giornata.